Nel 15° anniversario dell'uccisione di Attilio Romanò, vittima innocente di criminalità e napoletano per bene, la comunità scolastica dell'Istituto Attilio Romanò, su iniziativa del gruppo Interclasse Dignità e Bellezza, ha celebrato la tradizionale giornata del dialogo per la legalità. Anche quest'anno, giovani studenti, personalità del mondo della cultura, della politica, della società civile, hanno dialogato sul tema a partire dalla parola rispetto. Non è soltanto un momento di ricordo, ma un momento di impegno soprattutto, perché attraverso il ricordo, attraverso il ricordare la sua storia, una persona semplice, con tanti valori, diciamo che si cerca di trasmettere ai ragazzi di oggi e del domani, delle future generazioni, gli stessi valori e a cercare di prendere quella che è la strada più giusta. Ecco. Proprio questa notte vi posso raccontare questo, e ho fatto un sogno bellissimo che non facevo da tanto tempo, l'ho sognato. E lui aveva tante passioni, tra le quali quella di fare il sub. E ho sognato che lui faceva sub, ci guardavamo da lontano, io dicevo ma quando torni? E lui sorrideva, sorridendo mi abbraccia e mi dedica la canzone di Avrai di Baglioni. E mi sono svegliata benissimo, ho detto un sacco di tempo che non lo sognavo così, il ricordo è sempre vivo. Innanzitutto il fatto che questa scuola sia intestata a Attilio Romanò fa comprendere quanta coscienza civica è maturata in questi anni, quanto la città si stia sempre di più schierando verso la legalità e contro il crimine. Poi non bisogna dimenticare, perché la violenza continua a essere contemporanea, per quanto questa città, attraverso il riscatto, la cultura, la coscienza civica antimafiosa sta crescendo molto, ma c'è ancora tanto da fare.